Allora, ragazzuoli, riprendiamo con il farming ossessivo compulsivo di Final Fantasy. Siamo praticamente al boss finale. Boss finale, ma c'è anche un certo Bahamut. Vorrei prendere prima e vorrei capire come entrare in quella torre. Quindi noi adesso facciamo così e da questo posto ce ne andiamo. Mi ha detto ce ne andiamo. E più che altro vorrei capire come andare in questo monte. Cioè, io posso provare a passare anche di qua, ma anche se là in fondo fai vedere, qua c'è solo questo specchio d'acqua. E se ci vado all'interno, non penso ci sia niente. No, no. Allora, per andare lì voglio provare a questo punto a prendermi il ciocobo nero. E vedere se il ciocobo oltrepassare le montagne. Ciocobo può passare le montagne e come se può. Al che si pone nessun altro quesito perché lì c'è una foresta. E noi possiamo benissimo andare al prossimo alla torre e da Bahamut, finalmente. E io sto coso fa malissimo. E non dà niente di esperienza, veramente uno sputo. Allora, dicevamo, questa sede di conoscenza ha visitato tutte le località. Abbiamo 10 oggetti. Addirittura 10 oggetti. Mi attacchiamo e basta. Thank you.
due zombificati. Due minuscoli. Sì, vabbè, è possibile giocare anche così. Perché? Lenna, vai con una rinascita. Mini. E un'energiga. Hanno meno 3. E sto andando giusto qua, boh. Madonna, questi qua. Vabbè. Tra l'altro è anche trasformato a mano quando muore. Il cavolo. Vabbè, come il mini che è un animino. Ah, ma devo per forza spammare le magie. Non è che c'ho tante alternative. E lei ci ha già finito praticamente il mana. Cannone laser. Va bene. Cosa attacca all'improvviso? Una gemma magica. Voglio un elisir. Evviva. PA ha dato. In realtà ne da 100, mi sa. Ne da 100 e...
ne dà 100 con il moltiplicatore e va a 400. Leviamoci stomaco grosso dalle scatole, che almeno. Krill è bella. Vai come cavaliere. Di qua invece che vuole? Niente, è semplicemente una gerga male. Meno 5, meno 6. Magia rossa. Quanto sto andando sotto, scusa? Piano ottavo, meno 8, non capisco se è meno 8 o è 8. Giusto che non hanno le tiare. Peste di culto. Anche qua via. Qualcosa attacca. Questi che vogliono l'elisir, va bene, utili per le per i PA, però porca puttana. Perfezioniamo tutto, così anche si fa la svelta. Però chiede comunque un'elisia. No. Appena spammato un Elisir a muso.
anche appena levato la magia bianca. Mi ha appena pietrificato. Scusa, quanti piani sono? Quanti diamine di piani sono? Fiamma liquida. Andiamo tutti col Mimo che gli serve un po' no? Fuga impossibile. Sai che ho fatto una cazzata andando tutti col Mimo. Esatto. Non posso manco fuggire.
Facciamo uno sputo e mezzo di danno. Yai. Classi. Lenna, vai così. Paris. Ancora devi prendere robe. E dai, questo abbraccio. Che fastidiose che siete. Quanto è alta statura? Mi scuso. Ok, di nuovo fiamma liquida. E ha perso abbastanza velocemente.
tre classi come sono messi? Sono più o meno tutti uguali alla fine. Kfeel è quella che... la fortunata che si piglia... Sì, lo so che vuoi un'elisia. Magra rosso perfezionato. Con mago blu, anzi, tanto per te non puoi fare nient'altro. È un in primo colpo. Oh, questa danza macabra. E lo hanno due assieme fortissimi. E mo che siamo in questo ciclo infinito. Attacca Kfeel almeno, attacca lei.
No, attenzione che forse segandone una. E niente, cioè mi ha tirato addosso morte. Va bene. Ma danza macabra è fortissima. Perché? Poi ho sbagliato a lanciarla. Noi andiamo, saliamo a oltranza. Troppo forti queste qua, cioè, c'hanno danza macabra, status, tutto danno. Giusto. L'unica che può fare qualcosa è in cura. Che fastidio queste. C'è che perdita di tempo.
Poi manco posso morire qui. Chissà perché hanno deciso di rimuoverlo lo status zombie. Perché è una merda forse? No, così, chiedo. Ma adesso li spammo tutto, li spammo. È impossibile. Ah, il mimo copia anche senza usare gli IPM. Nice. Classi. Collezionista, tutti gli oggetti segreti. Nice. Classi. E vai con il vagone. Ma sì. Lenna magari non stai con quella, ma stai con Cavalieri.
Non so quanti piani sono. Possa. Ah, mi ha shottato. Oh, qui abbiamo solo una porticina. Anziché due. Siamo giunti in cima. Questo è il drago del vento che ti ha salvata? Yahyu, che cosa stai facendo? Dice che vuole aiutarti. Yahyu. Prendendo fuoco. Diventato un meteorite, che è? Penna. Yahyu sapeva di non aver molto da vivere. Quindi, questo mi ha salvato. Quando mi ha salvato nella foresta, sembra che sia venuto in questa torre per aiutarti con le ultime sue forze. Yahyu. La mamma non ce la farà? Cosa vuol dire? Cara, il dottore ha fatto il possibile. Sembra che solo la lingua di un drago del vento potrebbe curarla. Lenna, dove va con quel coltello? Non vorrei certo. Ferma! Parlerò io con lei, maestà. Principessa Lenna, se lo uccidete, avrete eliminato l'ultimo drago del vento. E poi... Astra ha sempre voluto molto bene a Yahyu. Volete davvero tagliargli la lingua? No. Altezza, anche vostro padre veniva qui ogni giorno, indeciso sul da farsi. Ma... forse è meglio così. Mamma...
Il drago del vento Irgo è diventato una fenice, ha affidato il proprio potere e la propria anima a Lenna. Ora puoi invocare Fenice. What? Irgo, grazie. Possiamo invocare Fenice. Lancia fiamme rigeneranti, che rianima e cura completamente un alleato mentre attacca tutti i nemici con il potere del fuoco. 99 PM. Mica male. Da qua io posso andarmene con un teletrasporto. Sì. E qua ci spawniamo un bel padiglione. Ci spawniamo un bel salvataggio. E ci avviamo verso il monte del nord, dal nostro amico Bahamut. Vabbè, qua evito gli scontri che danno praticamente uno sputo di sia di PA che di esperienza. Io sono venuto così, ma volevo mettere una squadra decente. Madonna, gigantesco Bahamut. Voi che avete spezzato il sigillo, siete riusciti a sconfiggermi, vi concederò il mio potere. Mi sembra che non faccia niente.
Mega Fusione. Soldi. Cominciamo dal salvataggio più recente, ma a sto giro ci andiamo con un... E te puoi stare anche paladino. Sì. Enna. Invocatrice con magia bianca. E... la faccina dorata. Poi mi puoi stare come dragone. Anche te alla fine puoi stare come monaco. Andiamo, andiamo. Allora, vediamo subito se Reflex funziona su Mega Fusione come nei vecchi. Ah, ci facciamo anche un Golem. Abbiamo un Maelstrom. Bahamut è sceso abbastanza bene. Ci è piaciuto. Dammi il tuo potere, Bahamut. Si invocare Bahamut. Yes, posso. Classi. Legna. Cosa stavi portando su? Cavalieri? Qua io farei un bel magia. Teletrasporto. Ce ne andiamo e... e ritorniamo a questo punto. Fammi vedere come siamo abbestiati. La prima cosa, 293, manca l'87.
il 228. Questi mi sa che sono tipo tutti i boss. Mi sa che siano tutti i boss. Va benissimo essa. E va il Chocobo Nero comunque, che ci ho pensato dopo ed è proprio la soluzione, è stata proprio la soluzione per raggiungere i due ultimi punti. Cioè, più che altro a me manca Wonag. Dove posso andare a prendere la tua naga? Qua voi, castello di Baal, così... così ben attrezzato, non avete ma qua ci prendiamo ...17 padiglioni, qua un po' di acqua santa. Gran pozione, pozione, quello di Fenice. Dicevamo, voi. Grandi maghi e Puppapea. Signora, fatevi fuori. Signora, i limoni, signora. Non mi ricordo che ce l'abbia tuo naga. Andati. Va bene, non che sia fondamentale, eh. Tornava utile. Ok, buttiamoci nella faglia.
Ah, sul singolo piano. Con tutti quelli che poteva essere qua. Proprio Lenna.
spancati tutti quanti. Non so, qua c'è anche Omega. Vogliamo provare a dargli un colpetto anche a quella? Boh. Proviamoci, ma con... Qua con le classi veramente al top del top. E invocatore con magia bianca. Vai ninja, anzi vai mago blu con PV più 30%. Faris, mi vai samurai. Con risveglio. E Krille mi va. Crono mago. Con bimagia. Equipaggiamento. Mettiamo la faccina dorata a te. E anche a te.
Proviamo. Ah, immune a... Dai, dove ce l'ho? Va bene tutto, ma a cos'è debole? Alle mie botte? Se è debole solo alle botte... O a tuo naga? O a tuona? Thank you.
Ok, no, è decisamente troppo forte al momento. Cioè non gli faccio danno neanche con Bahamut. Non gli faccio danno manco con Bahamut. Ma giusto per vedere. A che livello è? Omega. Final Fantasy 5. Allora, Omega. Ah, mi sa che sono sottolivellato, non scherzo. Voglio solo vedere che livello è. Omega è un boss che può essere affrontato solo interagendo con lui sulla mappa. Nelle versioni del gioco, fino a quella per Game Boy Advance, solo trovarsi davanti a lui per partire la battaglia, e ho visto. Trattandosi di un boss molto potente, è consigliabile girarlo finché non si è sufficientemente preparati. Nella tomba della memoria del Tempio Sigillato, numerosi Omega circolano lungo i corridoi in modo simile ai nemici della piramide di Mura, e ciascuno di essi fa le medesime statistiche dell'originale. È un nemico rapido e letale, a livelli bassi potrà mietere un gruppo poco allenato. Possiede difese molto alte, assorbe tutti gli elementi, meno uno, ed è permanentemente sotto l'effetto di Reflex, ma quello l'ho già notato anche io. Posso colpirlo solo con Bahamut praticamente al momento, e gli fa 800 Bahamut. Il mio livello è 45 tipo. Sì. 45. Va bene, bla bla bla, tutte le sue la strategia non mi interessa. Non mi interessa. Ah, grazie al cazzo che non gli faccio danno. È al 119 lui. È al 119. Ok. Ma ecco perché non lo colpisco neanche proprio attaccandolo. È mancato, è tutto mancato. Non ho proprio le statistiche. Ok. Ah bene, cioè l'importante è saperlo. Ma anche perché un minimo, cioè so già, c'ho qua anche gli infusi qua che non sono male. Questo qua è una doppia IPV massimi, che non è per niente male. Cioè vuol dire che da 2000 vado a 4000 HP e resisto tantissimo. Il problema è che non gli faccio proprio danno. Comunque, continuiamo il livellaggio delle classi, intanto che proseguiamo la scalata. Ma poi c'ho anche Zeninage che mi fa... di solito fa un male assurdo, con lui gli faceva zero. Zeninage è fortissima. Cioè la strategia ce l'ho già in mente come batter, no? C'è già anche che...
utilizzavo protezione totale, mi faceva comunque 1200 di danno. Me l'avevo fatto intuire che non ero proprio al livello giusto. Te vai come ranger? Sì. Te vai con magia nera. File, vai come Mimo, che almeno finiamo magia temporale. Invocazione e attacco. Tornerò Omega, stai lì buono che mi paleserò nuovamente. A momento debito verrò da te. Con due nemici normali, come si chiama? Bahamut gli fa a 3500. E a lui facevamo 800. E stessa cosa, mi sa che c'è il drago nell'ultimo piano, che magari più forte no, ma poco ci si allontana. Mi guardi il drago all'ultimo piano, non mi ricordo come si chiama, a che livello è, penso che sia anche lui un boss opzionale. È nascosto dentro a un forziere, praticamente. Cioè, te sei lì che stai arrancando, vuoi arrivare all'ultimo boss, apri il forziere, bam, ti trovi un drago. Shi qualcosa del genere. Il posto è faglia dimensionale, Interdimensional Rift. Provo a cercare Interdimensional Rift, Last Floor. 97. Alla faccia. È comunque più fattibile di Omega. Ma perché noi li stiamo colpendo? Sì, va bene che sono dei ninja, ma colpiamoli. Vabbè, questa ho usato immagine. Io e Behemoth sono all'82. Ah! Oh.
Io in realtà se sono all'82 riusciamo. Quel drago possiamo provarci. Col drago ci proviamo. Cioè, in realtà ci abbiamo provato anche con Omega. Ma sono all'82? Vuol dire che già qualche livello fa li battevo, con qualche difficoltà, perché non è che fosse una passeggiata di salute, ma li battevo. Vuol dire che intorno al 60 Omega è fattibile. E anche 20 livelli sotto. Eh sì, ma infatti. Vai con Odino, picchiali tutti. Ma sì, tanto voglio fare il boss Legit, il boss finale. Poi nel caso metto il moltiplicatore di esperienza, giusto per farmi qualche livello. Qualche cosa voglio farmi, un padiglione. Può essere discusso quale sia il boss più difficile tra i due. Nice. Quindi c'ha 20 livelli in meno, ma è comunque un dito in culo. Ottimo. Sì, no. Cioè, quale fosse, che uno dei due fosse uno dei più forti, lo si intuiva perché sono letteralmente. Quando li ho affrontati mi hanno letteralmente shottato il party con un attacco, quindi non era quello il dubbio. Praticamente. Hanno fatto il primo gioco, il primo Final Fantasy, che c'era quel nemico super raro nell'ultima. In una torre a cazzo, neanche nell'ultimo dungeon. In una torre a cazzo che era fortissimo. Poi come super boss non ne avevano più messi. Vediamo sta Fenice. Chiama Full e lo riporta in vita. Ci sta. Costa 99 PM, eh. Però ci sta. Ma quanto vi dà sto golem? Mannaggia te. Scirocco illegale guardando i poteri. Non l'ho proprio visto, cioè, sono entrato in fight e mi ha shottato. Sì, voglio dire, non che sto gigante, un gigante di ferro da solo è forte quanto Omega. Anche perché io dovrei arrivare dal boss con. Bello, scudo magico servirà tanto.
guarda. Sì, talmente raro che mi ha fatto il culo. Cioè, l'ho già anche battuto, eh. C'era anche da dire che con le... che con le classi a muzzo, ovviamente, non è che... non è che hai tutta sta vita facile. No. Stat trasformazione in non morto, che porcata che è. Oggetti, acqua santa, magia e giga. E quindi negli altri Final Fantasy, dopo la giga, di solito c'era anche una magia che curava molto di più anche di energiga. Qua arrivi fino a energiga e non basta. Energiga cura 1000. Ah, questo lo lasciamo qua. Ok. Mimo l'ha preso, andiamo come ballerina, alchimista. Due alchimiste, no, no, no. Vai come domatore. Nel set remake, energiga è l'ultimo, anche nel 13 mi pare. Non mi ricordo in quali precisi, ma tipo anche già nel quarto mi sembra che c'era già energia, tipo, che veniva dopo energiga. E lo utilizzavano, l'hanno utilizzato in qualche Final Fantasy. Qua siamo... sì, siamo messi tutti recentemente. Ma io inizio a spammarvi Sancta, ma vabbè, le pare. Calcio volante. Cazzo sei Chuck Norris. Allora, qua adesso c'è il bossettino che mi dava qualche problema. Poi perché nello spazio con l'erba?
Il colpo di fuoco della frusta che viene casualmente non lo danneggia ma lo cura. Bella inculata. Affezionata. E gli facciamo fare. Andiamo in ordine, fa il mago bianco, dai. Vai a fare il mago bianco. Magia nera. Pigliati la faccina dorata e via. Lenna. Se puoi utilizzarla la faccina, e utilizzala. E fai, te la timida. E tra l'altro io ho Behemoth qua, se li attacchi con magia, mi spammano addosso di tutto e di più. Al solito, sì. A parte che adesso anche attaccando con gli attacchi fisici facciamo un po' di danni, eh. Vabbè, a parte il mago bianco, ovviamente. Che la come na tanto. È un raggio atomico. Esagerati. O eccessivo. Fulminazione, 28 danno, ok. Anche danni, i danni adesso ne prendiamo contenuti. Due perfezionate. Ah, giusto, qui le stavo facendo la monaca.
Guarda, come si chiama? Shiryu è all'interno di quel forziano lì. Messo lì a caso, te vai lì, lo apri, bam! Morto, ti ritrovi morto perché al posto di una coda di fenice ti trovi un cazzo di drago che ti picchia. Ah, tutti morti siamo? Cazzo, letteralmente tutti morti. Letteralmente tutti morti, malissimo anche. O no? I psicoflagello sono odiosi. Lui ha una scossa mentale. Cosa contiene? Tipo una coda di fenice, contiene qualcosa di oscenamente inutile. Lassi, vai te come domatrice. Non sempre la tua bella magia bianca che fa sempre comoda. Te vai come paladina. E te vai come monaco. E facciamo un cazzo, ragazzuoli. In realtà è solo Krill che non gli fa un cazzo perché è nella fila di ieri. Piccoli dettagli. Attivamente potrai spostarla in avanti, eh?
Cioè, conosci solo sta attacco te? Spammi questo. Lo prendo come un sì. Il drago di cristallo dà anche effettivamente un fottio e mezzo di PA. Classi. Terraro mago. Interessante. Stai con magia bianca, va? E con la tua bellissima faccina dorata. Ho attaccato Baraz per sbaglio. Tutti che perfezionano cose qui. Bravi, bravi. Bravi. Vai come Ranger. Sì. Con invocazione. Sì. Prenditi magia. Dove ce l'hai magia blu? Non ce l'hai? Non hai magia blu? Allora è questa con magia bianca. Lenna c'è la magia blu. Lenna c'ha bimagia. Abbiamo bimagia che è tanto rotta. Faris ce l'hai magia blu te? No. Nutle Faris. Guardate,
che non sapeva né leggere né scrivere, mi spero un bam. Ok, e qua abbiamo il nostro bro. Ok, fusione 500 ci va bene, ci piace. Mega fusione, siete immuni anche a mega fusione? Col cazzo siete immuni. Vai, vai, usate le vostre piccole magie. Piccole inutili magie. Le mie braglia di invincibilità non mi lasciate altra scelta. LOL è immune a slow.
Con le classi giuste non fai più il figo, stronzetto. Mi piace prendere botte. Gilgamesh, sono arrivato in tempo. Non potevo lasciarti nei guai. E andava della mia reputazione. Quanto cianci. Se sei così ansioso di lottare, sarai il primo a morire. Forse, perché sono in due adesso? Ma davvero? Provaci allora! Credi di davvero di poter tenere a testa al leggendario Gilgamesh? Ma lo tanno tra di loro, no? È sta pagliacciata. Fine! Oh nonno! È un vero duro! Nonno! E tu, Faris? Dovresti provare a innamorarti o qualcosa del genere. Potresti scoprire molte cose su te stessa. Tipo l'autoerotismo, no? Lenna! Sempre così gentile con gli animali. Non perdere mai il tuo cuore puro. E tu, Bart? Avrei voluto lottare con te ancora una volta. In un duello, testa a testa. Hai degli amici splendidi. Invidio. Gilgamesh. E continuo a menarvi, voi? Anche se sto quasi finendo gli utilizzi di Meteora. Guarda, basta! Muori! Va! Dopo di te! Autodistruzione. Cazzo, ho appena visto. Un punto di salvataggio giusto giusto prima del boss finale. Questa con magia blu, sì. Bene, qua direi che uso un padiglione. Salvo.
in un nuovo slot che non si sa mai. E domani sera facciamo boss finale più grind per i due super boss e pulizia degli ultimi mob. Lindo e pulito. Ti piace? Bueno, ci vediamo domani. Ciao, Vivek.